pasión. Desesperada busco y busco tu mirada. No te conozco y me imagino cómo serás. Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz hasta encontrarte, mi pequeña soledad. Ma ci pensi, amore. Sabato prossimo saremo marito e moglie. Oh, la tua stima. Mi hai amato. Per mio padre provo un immenso affetto, solo che a volte mi sento sola. Sei stata dal dottore? Sì, ma non l'ho trovato. Però stai meglio. Tornerò da lui domattina. Giorgio? Giorgio? Renato? E hai avuto il coraggio di farla uscire da sola? Sono sicuro che Giorgio rispetta mia figlia e che lei si fa rispettare. Ti sposi con quello stupido di Giorgio, ma hai capito? Mi soffrivo. Non te lo permetterò! Lasciami, per favore! No, Giorgio! No, Giorgio! Moglie Eleonora! Renato, lasciami andare, per favore! Devi essere mia, sarai soltanto mia! No, no, no! Ma lo sai che ore sono? Sì, e comincio a preoccuparmi. Non l'ha mai fatto. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Aiutatemi! Vi supplico, per favore, Renato, lasciami andare. Oh.
per favore, lasciami. No, Renato, no. Lasciami andare, ti prego. No, maledetta. No, 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 no. Sarebbe ingiusto. Io ti amo, ti amo. E allora perché? Perché non vuoi più diventare mia moglie? Avanti, rispondimi. Giorgio, cerca di capire. Io non sono come pensi tu. Non sono la donna che hai sempre sognato. Che stai cercando di dirmi? Lui mi ha fatto sua con la forza. Chi è? Chi è? Avanti, rispondimi, chi è stato? Renato. Adesso lo capisci perché non posso più sposarmi con te. Io ti amo. Ma non posso ingannarti, non posso. Perché io ti amo. E dovevo dirtelo, era l'unico modo per dimostrarti che anche se non ci sposiamo, io ti amo. Sei l'unico uomo che abbia mai amato in tutta la mia vita. Oh, Giorgio. No! Giorgio! Sono stata violentata. Cosa? Che dici? Per l'amor di Dio, e chi è stato? Chi è quel miserabile che ha... È stato Renato, papà. È stato lui. Del coraggio. Ora non ce la faccio più. Perché l'hai fatto, miserabile? Perché? Un momento, aspetta, che cosa ti prende? Di che diavolo stai parlando? Sto parlando di Eleonora e di quello che tu le hai fatto. Sei un delinquente nato. Ma che hai, impazzito? Adesso ti ammazzo! Oh, che fai, Giorgio? Calmati, Giorgio. Ma se già lo sapevi. Sei un porco. Che pretendevi? È stata lei a provocarmi. Non sono uno sbidollato come te. Prima di tutto sono un uomo io. Questo lo chiami essere un uomo, disgraziato! Lascialo andare. Quando sono arrivata nel bosco, Giorgio non c'era. Era una trappola di Renato. Stavo tornando indietro a casa quando improvvisamente tra gli alberi ho intravisto Renato. Oh, caldo. Che caldo! C'era tanta di quella gente in banca. Che cosa succede? Perché piangi? Ci sono uomini che meriterebbero solo la morte. Renato non dovrebbe avere il diritto di vivere.
Ma perché? Insomma, cosa ha fatto? Quel delinquente ha disonorato mia figlia. Se ti ritrovo ancora sulla mia strada, io ti giuro che ti ammazzo. Avete sentito? Mi sta minacciando. Lasciatemi! Sei un vigliacco. Lascia perdere, è tutto finito. No, non può finire così. Giuro che me la pagherai. Tizio, smettila di tormentarmi. Eleonora, Patrizia, lasciatemi solo, per favore. Senti, Lamberto, io... Ho detto lasciatemi solo. No, Renato non può avermi fatto questo. È stata lei. È stata lei a provocarlo. Ma lui no, no, no. No, lui ama me. Soltanto me. Non ho potuto difendermi. Mi ha colpito a tradimento. Ah! Speriamo che questa storia non vada a finire male. D'ora in avanti dovrai stare molto attento. Io non mi fermerò davanti a nessuno, pur di riuscire a vendicarmi. Giustina! Non senti che bussano alla porta? Io non ci sono. Don Lamberto. Sono venuto per ucciderti. No, Don Lamberto, no! Ha abusato di mia figlia. No! È stata lei ad approfittare di me. Sei solo un gran farabutto e sei talmente vigliacco che dai la colpa a Eleonora. Ma ora hai finito con le tue malefatte. Per favore, rifletta. Papà, no, per favore, papà. Tu l'hai disonorata. Ascoltami, papà, ti prego, non ucciderlo, papà, se ne su. Portatelo via di qui, fate presto. Non vedete che non ho ragione. Ti prego, papà, non vale la pena che si calmi. Lasciami l'ammazzo. Per favore, papà. Papà, che cos'hai? Dove ti fa male? Un medico, per favore, chiamate un medico, fate presto. Oh, papà. Papà, che cos'hai, papà? Io ti prego, perché non rispondi? Corri, Giorgio, ormai ci siamo. Sì, facciamo presto. La la la, perché il giorno in cui morirò, quello è il giorno in cui tu piangerai. Come mai? Perché non ci inviti al matrimonio? Non si sarà mica pentito lo sposo. È già un bel pezzo che stiamo aspettando. Chissà Eleonora come sarà in pensiero. Non capisco che gli sarà successo a Giorgio, papà. Non ti preoccupare, arriverà. Adesso non fai più il galletto come quando sei venuto a cercarmi al bar, vero? Spostati, mi stanno aspettando in chiesa. Chi? Eleonora, ma è mia. Lo sanno tutti che è stata mia. Disgraziato! Gilberto! Corri, corri, vattene a casa! Eleonora,
Avvertila. Per favore. Avvertila. Fa presto. Corri. Fa presto. Don Lamberto, continuiamo ad aspettare. Certo. Sì, padre, per favore. Eleonora! Che c'è? Che è successo? Hanno pugnalato Giorgio, vieni. Che cosa hai detto? È una menzogna. No, non può essere vero. Dove sta? Andiamo, presto. Oddio! Sono sicuro di averlo ucciso. Renato, dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero, ti prego. Devi aiutarmi, papà. Verranno qui a cercarmi. Sì, ma non ti troveranno perché ti porterò subito lontano da qui. No, non ce l'ho fatta. Però ti amo. Ti amo. Ti amo anch'io. Ti amo. Ti amo anch'io, amore. Ti amo. Ti amo. Tu non sai quanto. Leonora, fa ancora uno sforzo. No, non posso, dottore, davvero non ce la faccio più. Capisco, non è un parto facile. Per favore, lei deve farlo nascere bene, mio figlio, lo scongiuro, dottore, per favore. Ma certamente, Leonora, andrà tutto bene. Ma ora aiutami, cerca di spingere, per favore. Forza. Vuoi stare un po' fermo? La dottoressa Hernandez è desiderata l'accettazione. Come stanno, dottore? Non mi dica che... Non è stato facile, don Lamberto. Dottor Suarez. Comunque Eleonora e la sua bambina stanno bene. Dunque una bambina? Sì. Che il Signore sia lodato. È sicuro che la bambina vivrà? Ma è naturale. Sembrerebbe che ti aspettassi che morisse. Potrei vedere mia figlia, dottore? Ah, certo. Venga, sì. Prego. Da questa parte. Tante grazie. Ancora non ci posso credere, tesoro. Mi hanno detto che state bene tutte e due. Credo proprio che sia stato un miracolo, no? Sì, un miracolo d'amore, papà. Perché tu, con il tuo affetto e la tua comprensione, mi hai dato la forza necessaria per sopportare tutto questo. Bene, signora. Eccole qua la sua bambina. Complimenti, è meravigliosa. Vediamo la mia regina. Compromesso. Oh, papà, ma guardala.
Mia, ci pensi che è soltanto mia? È proprio una stella. È meravigliosa come te, tesoro mio. Sì. Piccola mia. Piccola stella del cielo, che sei la felicità di questo povero vecchio. Anche la mia, sapete? Almeno adesso avrò una bambina da coccolare. Non avrei mai pensato di poter essere così felice. La mia piccola dorata. Ma come la vogliamo chiamare, papà? Elisabetta, come tua madre, perché penso che sia stata lei a farci questo regalo. Elisabetta. La mia piccola Elisabetta. Ciao, tesoro. Signorina Eleonora. Sì, loro sono qui. Loro chi, cara? Io la benedico. Non può entrare, no, signore. Io entro, invece. Il signore sta molto male. Ho tutto il diritto di vedere mia figlia. E non mi caccerete come avete fatto coi miei genitori. Questa me la pagherai. Ah, davvero? Vattene via di qui. Che cosa fai in questa casa? Datemi una pistola. No, papà, per favore. Voglio ammazzare quella canaglia. No, per favore, non papà. Mi sembra che sia in condizione di scontrarsi con me. E che vi piaccia o no, quella bambina è mia. No, mai. Non sarà mai tua. Assassino. Figlia, ci sono io con te. Papà, cara, per favore. C'è tuo padre a difenderti. Papà, calmati ora. Papà, ti prego, calmati, per favore. Papà! Papà! Papà, per favore! Oh, papà, non andartene, per favore, te ne prego, no, papà! No, papà, per favore, no! Papà! No. Papà! Maledetto assassino! Non hai saputo nemmeno rispettare l'agonia di mio padre. Maledetto, ti odio, sì, ti odio, ti odio. Vattene da questa casa, vattene via di qui, vattene. Non ti sopporto, ti odio. Io ti odio, Renato, ti odio. Via, signora, cerchi di calmarsi. Maledetto Lamberto! Maledetti tutti quanti! E in particolar modo quella piccola bastarda! Quella che non sarebbe mai dovuta nascere. Elisabetta, sì! Non sai quanto ti odio più di chiunque altro al mondo! E continuerò a detestarti per tutto il resto della mia vita! Devo fare qualcosa. Sì, devo fare qualcosa, qualcosa per potermi vendicare una volta per tutte contro Eleonora e Renato! Devo riuscire ad appropriarmi di tutto e condurre alla rovina quei due. Allora, signora, che cosa vuole fare? La piccola Elisabetta deve essere fatta scomparire. Eleonora, quella maledetta mocciosa, è figlia di Renato. Sì, sua e di Eleonora. Tutto sarebbe stato diverso se avessi avuto io un bambino. Renato sarebbe stato orgoglioso di me e non mi avrebbe mai lasciata. Neanche se l'avessi avuto da Lamberto, sicuro. Ma è stata lei. È stata lei che ha dato un figlio a Renato. Me la pagherai, Eleonora. Non vedrai crescere tua figlia. Francesco. Sì, signora. Una volta mi hai detto che hai un cugino che vive ad Acapulco, che sarebbe capace di fare tutto per i soldi. Bene, va da lui. È arrivato il momento di sbarazzarci per sempre della nostra cara piccola Elisabetta. Eleonora non si sveglierà prima di domani. Beh, appena mi avrà consegnato la bambina partirò immediatamente per Acapulco. E il denaro? Ecco qui la prima metà. In quanto all'altro milione, glielo farò avere quando mi avrà dato le prove che la bambina non potrà tornare mai più. Aspettatemi qui.
bambina mia. Mia piccola Elisabetta. La camomilla. Grazie, Carmela. Va bene così. Ora vai a riposare anche tu, per favore. La piccola si è addormentata. Sì, questa sera si è addormentata come un sasso. Ma io sono morta. Riposa pure, Leonora. Lascerò io aperta la porta della mia camera, così potrò sentire la piccola. Grazie.